Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Ritornano le coppe europee, ritorna la Champions League, che nella passata stagione ha visto protagoniste anche le squadre italiane, Napoli, Milan e Inter, con i nerazzurri soprattutto, che hanno raggiunto addirittura la finale di Istanbul, poi persa contro il Manchester City. Ma diamo un occhio ai gironi di questa stagione. Il gruppo A, che vede due favorite d'obbligo, i tedeschi del Bayern Monaco, i campioni di Germania proprio sul filo di lana nella passata stagione, e gli inglesi del Manchester United. Le altre due squadre del girone sono il Copenaghen, i danesi del Copenaghen, e i turchi del Galatasaray. Bayern Monaco e Manchester United molto rinnovati, soprattutto nel reparto offensivo. Harry Kane, il nuovo centravanti dei bavaresi, mentre il Manchester United ha prelevato dall'Atalanta Højlund, mentre il Galatasaray, sapete, che schiera tra gli altri gli ex italiani Mertens, tanti anni nel Napoli, e Icardi, che ricorderete, all'Inter. Andiamo al gruppo B, che vede gli spagnoli del Siviglia, vincitori dell'ultima Europa League, affrontare gli inglesi dell'Arsenal, gli olandesi del PSV Eindhoven, che provengono dai turni preliminari, e i francesi del Lens, una delle sorprese di questa Champions League. Andiamo al gruppo C, che vede il Napoli, campione d'Italia, testa di serie, affrontare gli spagnoli del Real Madrid, una delle grandi favorite come sempre di ogni Champions League. Poi ci sono i portoghesi dello Sporting Braga e una delle squadre esordienti in questa edizione di Champions League, i tedeschi dell'Union Berlino. Andiamo nel gruppo D. Il Benfica, i portoghesi del Benfica dovranno affrontare l'Inter, la squadra di Inzaghi quindi si ritrova con i campioni di Portogallo. Poi le altre squadre sono gli austriaci del Salisburgo e un'altra squadra spagnola, la Real Sociedad. Andiamo al gruppo E, il gruppo della Lazio, che vede i campioni d'Olanda del Feyenoord, gli spagnoli dell'Atletico Madrid, che come ogni anno sono allenati dal Cholo Simeone, il grande ex per i bianco celesti. L'ultima squadra del gruppo sono gli scozzesi del Celtic Glasgow. Andiamo al gruppo F, un gruppo molto equilibrato, quello del Milan, che dovrà affrontare i campioni di Francia del Paris Saint-Germain, privi in realtà delle grandi stelle degli ultimi anni, ovvero Messi, che si è trasferito negli Stati Uniti, e Neymar ha trasferito invece in Arabia Saudita. Poi ci saranno i tedeschi del Borussia Dortmund, che l'anno scorso hanno dato filo da torcere fino all'ultimo al Bayern Monaco per il titolo in campionato, e poi una delle novità di questa stagione, gli inglesi del Newcastle, che si presentano in Champions League dopo circa 20 anni. Andiamo al gruppo G, il gruppo che vede impegnati i campioni in carica del Manchester City di Pep Guardiola e della stella del norvegese Erling Haaland, affrontare i tedeschi del Lipsia, i serbi della Stella Rossa e gli svizzeri dello Young Boys. L'ultimo gruppo, il gruppo H, vede il Barcellona, testa di serie, affrontare i portoghesi del Porto, lo Shakhtar Donetsk e un'altra delle squadre esordienti nella fase a gironi di Champions League, i belgi dell'Anversa. Una particolarità di questo gruppo vede gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, che per noti motivi non potranno disputare le loro partite nella loro città, nel loro paese, ma dovranno giocare ad Amburgo in Germania. La finale, che si giocherà il 1 giugno 2024, sarà disputata nello stadio londinese di Wembley. Passiamo all'Europa League, Europa League che vede impegnate due formazioni italiane, l'Atalanta e la Roma. Cominciamo dai bergamaschi, che sono inseriti nel gruppo D insieme ai portoghesi dello Sporting Lisbona, gli austriaci dello Sturm Graz e una delle squadre novità di questa stagione europea, il Rakov di Częstochowa, la squadra polacca proveniente dai preliminari. La Roma invece di José Mourinho è inserita nel gruppo G insieme ai cechi dello Slavia Praga, che i tifosi giallorossi ricorderanno in una vecchia sfida di Coppa UEFA di un po' di anni fa, i moldavi dello Sheriff Tiraspol e gli svizzeri del Servette. In questa Europa League presente anche squadre molto blasonate, tra cui una delle grandi favorite della vittoria finale, il Liverpool di Klopp. La finale, che si disputerà il prossimo 22 maggio 2024, sarà giocata in Irlanda, a Dublino, all'Aviva Stadium. Passiamo invece alla Conference League, che per il secondo anno consecutivo vedrà impegnata la Fiorentina di Italiano, i Viola, che non erano qualificati nella fase a gironi. In questa competizione non ci sono squadre qualificate, ma tutte le formazioni devono affrontare il turno preliminare. I Viola hanno dovuto
fronteggiare gli austriaci della Rapid Vienna, ostacolo più duro di quanto si potesse immaginare. Infatti gli austriaci nell'impegno casalingo, la gara di andata, hanno avuto la meglio con la rete di Grull su calcio di rigore. Il ritorno, giocato invece al Franchi di Firenze, ha visto i viola ribaltare il risultato con la doppietta di Nico Gonzalez, il secondo gol su calcio di rigore segnato proprio al 90° minuto. Quindi Fiorentina che accede alla fase a gironi, inserita nel gruppo F, che vede gli ungheresi del Ferencváros, i belgi del Genk e i serbi, diciamo una squadra semi sconosciuta, i serbi del Kukarički, una sorta di novità in questa stagione europea. Per la Conference League ci sono alcune squadre da segnalare, per esempio il Zrinjski Mostar, una prima squadra bosniaca a partecipare alla fase a gironi europea. Stesso discorso per gli islandesi del Breiðablik, che portano quindi l'Islanda a partecipare per la prima volta alle coppe europee, ma soprattutto il Ki Klaksvík, una rappresentante delle isole Faroe. Il Ki Klaksvík, che è espressione di un paese di poche migliaia di abitanti, che ha compiuto una vera e propria impresa qualificandosi alla fase a gironi della Conference League, portando quindi il piccolo arcipelago che si trova tra la Scozia e l'Islanda a partecipare ad una competizione europea. La finale della Conference League si giocherà in Grecia, ad Atene, il prossimo 29 maggio 2024 allo stadio Agia Sofia. Era questa l'ultima notizia di questa puntata di Kickoff. Come sempre, se avete commenti da suggerirci, potete scriverli nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!